non è un campo, è un'uscita. Noi nel nostro metodo educativo abbiamo l'abitudine di uscire quasi tutte le domeniche, o almeno una domenica a mezzo per i ragazzi, per far conoscere la natura, che è l'ambiente ideale entro il quale ci dobbiamo muovere. Noi con i ragazzi che abbiamo qua attualizziamo e viviamo l'esperienza del libro della giungla, cioè a loro viene raccontato il libro della giungla e viene attualizzata con i vari personaggi. Ragazzi, immondizie, facciamo come spazzini, però qua non è volontariato. Non è volontariato qua c'è cosa, tutte cose che avete trovato in questo giardino. No, nelle cantine. Anche nelle cantine laggiù. Bene. Ma non è finita qua. Certo, andrà. Ce ne andrai, adesso siamo venuti qua da correre un po' qua. Per riposarvi un po'. Chi mi vuol dire? Perché siete a monte oggi? Ma noi siamo di Monte, loro sono di Matera. Ah, voi siete di Matera. Sì, noi siamo di Monte. Il motivo per cui? Allora, siamo venuti qua perché ci hanno invitato, perché i cuccioli dovevano fare la promessa e ci hanno invitato ad assistere alla promessa. La promessa, devono celebrare la promessa di prendere l'impegno di vivere con di vivere intorno al branco, di stare con il branco. La promessa dei lupetti, che avevo legge, promette con l'aiuto dell'esempio di Gesù di seguire, di aiutare gli altri e di osservare la legge del branco.